Gaetano Fedeli, agente FIFA, parliamo tra gli altri di alcuni dei tuoi giocatori a partire da Paolo Cannavaro, che inizia una stagione stavolta proprio dall'inizio del campionato con il Sassuolo, un Sassuolo che si presenta in assenza di partenza in una squadra rinforzata, potrebbe essere una stagione da vivere con più tranquillità per gli emiliani. Sì, diciamo che comincerà dopo 3 settimane perché è in questo momento squalificato, però comunque ecco, si parte insomma alla grande, una nuovissima avventura con grossissimo entusiasmo, un progetto nuovo perché ecco, il Sassuolo effettivamente ritengo che nell'arco di un paio d'anni possa essere veramente la futura rivelazione del, diciamo, di questo mercato e di questo calcio, in quanto ha un'organizzazione societaria, una struttura tale da poter consentire di diventare davvero una realtà importante. Paolo Cannavaro avrebbe potuto far comodo anche alla difesa del Napoli, quella vista ieri soprattutto. Ma guarda, noi abbiamo sempre tenuto una linea non polemica nei confronti del Napoli, anche perché entrambi siamo napoletani e quindi è logico del bene del Napoli. Certo è che a vedere ieri un po' gli episodi che sono stati fatti, ci sono stati grossi rammarici da parte di tutti, insomma, effettivamente sono stati grossissime disattenzioni che hanno fatto perdere questa grossissima opportunità, perché poter fare il campionato di Champions League, insomma, sarebbe stato davvero importante non solo per un discorso economico ma anche per un fatto di blasone, perché ecco, continuare su questa scia era davvero importante. Certo, ora c'è l'Europa League, c'è il campionato su cui gettarsi, ma è normale, è una partenza per adesso con un po' ad handicap, insomma. Secondo me cambia qualcosa a livello di strategie per il Napoli per quanto riguarda non soltanto gli acquisti, ma ci potrebbe essere secondo te qualche giocatore che magari storce un po' il naso di fronte a questa mancata qualificazione in Champions, Higuain in testa magari? Ma guarda, devo dirti la verità, insomma, io su questo non ci credo, anche perché quando succedono determinate cose le colpe vanno un po' divise tra tutti, no? Anche tra i calciatori, ci mancherebbe. È normale che Higuain si vedeva ieri questa... Abbiamo visto un Higuain molto nervoso, quindi vuol dire che ci teneva davvero tanto a voler continuare questa Champions. Purtroppo fa parte del gioco, come dicevo, ora i grossi campioni devono avere l'abilità di rialzarsi e di gettare tutte queste attenzioni verso il campionato. Per quanto riguarda altri tuoi giocatori, qual è la situazione di Gennaro Tutino, il giocatore che è cresciuto nel Napoli, adesso è passato al Vicenza, deve recuperare da un infortunio? Sì, Gennaro è effettivamente una promessa, ecco, del calcio nazionale, insomma, in questo momento, e purtroppo ha avuto questo infortunio che lo costringerà a stare per un po' lontano dai campi. Aveva trovato questa bellissima esperienza con il Vicenza, che comunque, ecco, potrà proseguire, insomma, a metà campionato. Anche per lui ci sono delle grossissime prospettive, e c'è anche la voglia di voler rientrare in questo momento presto in campo, anzi... Lui, ecco, ringrazia sicuramente sia lo staff medico del Vicenza che del Napoli che gli hanno consentito una velocissima operazione, speriamo una riabilitazione abbastanza efficace. Il portiere Sepe, passato all'Empoli, che tipo di spazio potrà trovare nella squadra di Sarri? Ma anche per quanto riguarda Sepe, diciamo che dopo questo campionato che ha fatto da protagonista in Serie B si trova ad affrontare questa nuova esperienza ad Empoli, dove logicamente partirà alla pari, insomma, con Bassi, per cercare di giocarsi questo posto, perché effettivamente poi la Serie A dà quel fascino in più che un po', sono un po' tutti la categoria dove tutti vogliono giocare, quindi ecco, logicamente stare in discussione in un club importante come l'Empoli, in quanto l'Empoli è sempre stata una fucina per giovani talenti, no? Quindi è stato proprio questo, quell'aspetto in più che ha fatto riflettere e sposare questo progetto, perché ecco, diciamoci la verità, la maggior parte dei ragazzi con qualità che sono passati da Empoli poi sono diventati tutti quanti ottimi calciatori. Chiudiamo con un altro tuo giocatore, Masiello, che al Torino potrebbe vivere una stagione interessante, soprattutto se l'Europa League potrà dare qualche soddisfazione alla squadra granata. Sì, è proprio così, insomma, anche loro stasera hanno questa partita davvero importante, il ritorno in Europa League nel Torino, insomma, credo che abbia un fascino particolare per chi soprattutto ha sposato questo progetto quando il Torino... Ci stava anche in Serie B, quindi insomma sotto questo aspetto ritengo che rivedere una città, una società importante come il Toro a questi livelli può essere davvero molto importante. È normale che anche per Salvatore riuscire a fare qualche esordio in Europa League, insomma, è una gratificazione, è una carriera che già per ora gli ha dato tanto. Chiusura su Fabio Cannavaro, come lo stai vedendo nelle nuove vesti di commentatore TV a Mediaset?
Ah, direi benissimo, ieri anzi l'ho ascoltato e mi complimento con lui per tutte le nozioni tattiche e tecniche che ha dato, soprattutto a livello difensivo, no? Dove lui è un maestro. Quindi, alla lavagna. Sì, quindi ascoltare da lui e vedere poi effettivamente anche in pratica questi errori che ci sono stati ieri, logicamente dà una valenza in più. Ritengo che ecco, questa sia sicuramente una fase di passaggio, ma che può far conoscere ancora di più e ancora maggiormente le grandi qualità che ha Fabio.